Nuova collezione di figurine e card di Panini a tema Marvel ed in particolare Deadpool, una raccolta di cui si vociferava già qualche mese fa e che finalmente è stata ufficializzata e rilasciata in occasione del Lucca Comics and Games 2024, da cui tra l'altro sono appena tornato. Non era disponibile ancora a Lucca lo starter pack contenente l'album in copertina flessibile, 5 pacchetti di figurine e card e 3 carte in edizione limitata. Probabilmente lo starter pack ci sarà nelle edicole e verrà anche spedito a chi l'ha ordinato sul sito dopo l'evento, dopo il Lucca Comics. Ma per sopperire a questa mancanza, oggi io vi faccio vedere comunque l'album in copertina flessibile e un eco blister. Quindi l'eco blister che contiene 5 pacchetti e una card in edizione limitata, quindi avrete più o meno lo stesso contenuto che ci sarebbe nello starter pack. Starter pack che ovviamente ho ordinato e quando mi arriverà a casa, ragazzi, vi farò il video dedicato. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito con l'album. Ed ecco qui l'album e l'eco blister. Complimenti Panini per le grafiche, che secondo me sono bellissime, per l'eco blister Deadpool in versione Cupido. E invece per l'album una cover inedita realizzata da Gabriele Dell'Otto per omaggiare Panini e la famosa sforbiciata dell'album dei calciatori. In questo caso però il pallone non è altro che la testa di Wolverine. Bellissima. Non mi piace tantissimo questa scritta così con mini comics esclusivi all'interno proprio a tagliare l'album, però dai, ci può stare. Vediamo invece il retro, anche qui un'altra immagine bellissima, riflette un pochino la luce, ma in questo caso è Deadpool ad avere la peggio. Anche questa realizzata benissimo, quindi complimenti Gabriele Dell'Otto. Apriamo l'album e vediamo subito di cosa si tratta. Questa è la checklist, quindi delle card, sono 50 contro invece le 192 figurine, di cui Panini, come al solito, nell'album ce ne regala alcune, se non mi sbaglio sono 6, 2 da questa parte, e poi ne troviamo invece altre 4 nella pagina finale, ma ci arriviamo fra un istante. Poi, solita scatolina che ci sta dando ultimamente Panini per gli album, cosa che non mi piace per andare a conservare le card, avrei preferito un semplice raccoglitore a bustine. E questo è l'album, quindi bellissimo lo sfondo, i soliti colori, con le pagine divise per personaggio. Qui abbiamo Deadpool in una delle scene, come al solito, nel suo stile, che fanno molto ridere. Qui vediamo le varie figurine con qualche disegno. Non è male, non è male affatto. Ogni tanto cambia qualche colore. Questa è la pagina dedicata a Wolverine, con le solite battute, ovviamente, di Deadpool al buon Wolvie. Non è neppure la cosa peggiore che ho fatto oggi con questo affare. Solite battute. Se lo stile è quello, ragazzi, se lo stile è quello del fumetto, soprattutto io già so che amerò quest'album. Questa è la pagina dedicata invece a Spider-Man, anche con i suoi colori. Quindi, da quello che vedo, ragazzi, dovrebbe essere un paio di pagine a soggetto. Captain America, no, in questo caso è una. Domino. I grandi team up, quindi qui andiamo a vedere già magari i team up che Deadpool ha fatto con altri personaggi sempre dell'universo Marvel. Qui troviamo invece il solito poster, diciamo, composto da 4 pagine, poi magari vi mostro più nel dettaglio, con le figurine, quelle più piccoline. Questa cosa l'avevamo già vista nell'album dedicato a Spider-Man e al multiverso, di cui, ragazzi, tra l'altro ho fatto alcuni video, vi invito a recuperarli se volete, li trovate sempre sul canale. Continua invece l'album normale, Deadpool e il gioco di squadra, quindi il solito team up con altri personaggi. Il re dei meme, qui probabilmente avremo una raccolta dei meme dedicati a Deadpool. Madcap, Sabretooth, molto belle le grafiche, mi piacciono. Evil Deadpool. Troppi nemici, qui quindi avremo forse una carrellata di quelli che sono i nemici. Poi ovviamente, ragazzi, sotto ogni figurina c'è la didascalia dedicata a spasso nel tempo con Deadpool, e poi abbiamo un fumetto anche qui con delle figurine speciali, quelle
bordate che sono leggermente più piccole, che andranno a completare un fumetto inedito, un fumetto dedicato proprio a quest'album di Panini. Devo dire che l'album mi piace, non è male, molto simile a quello di Spider-Man, quindi molto ispirato al fumetto ed era la cosa che speravo. Se fosse stato ispirato al film, ai film, sinceramente, probabilmente non l'avrei apprezzato allo stesso modo. Qui troviamo tra l'altro l'elenco di tutti gli artisti che hanno partecipato alla realizzazione degli artwork. E quindi ragazzi, adesso abbiamo già visto le figurine in omaggio con l'album, adesso è il momento di aprire l'Eco Blister. Vi ricordo comunque che lo Starter Pack, contenente quindi un album, tre carte in edizione limitata e cinque pacchetti, sarà in vendita sia sul sito che anche su in edicola, ovviamente a 5 euro. Quindi costando 1 euro a pacchetto di figurine contenente 4 card, 4 figurine scusate, più una card, l'album sarà praticamente in omaggio. Adesso andiamo ad aprire l'Eco Blister, cercando di fare meno danni possibile, ma già sapete che non mi sarà possibile una cosa del genere. E andiamo a sbustare insieme qualche pacchetto. Spero di non rovinare niente al suo interno. Oh, bellini i pacchetti intanto, sempre su questa colorazione bianca. E vediamo insieme la prima card in edizione limitata. Non poteva che capitarmi questa, ovviamente, di Deadpool. Mentre fa una delle cose che preferisce, ovvero leggere fumetti, cosa pensavate? Molto bella, è una classica, ragazzi, carta Panini, quindi passatemi sempre il termine, molto bella. C'è anche sul retro, ok, Deadpool con il suo logo, sticker collection. E qui abbiamo soliti bordi netti di Panini, quindi con spigoli vivi. Sfondo con un minimo di olografia e poi un artwork messo al centro. Niente di particolare, ragazzi, consideriamo sempre che si tratta di card legate a un album di figurine. Adesso cominciamo a sbustare un pochino questi pacchetti. Dovrebbe essere molto semplice ormai aprirli. Ricordo che appunto in ogni pacchetto ci sono quattro figurine e una card. Card delle 50, ovviamente quella che abbiamo visto prima, ragazzi, questa è in edizione limitata, ce ne dovrebbero essere 5, suppongo, come in tutte le collezioni Panini. Questa è una card, Cable vs Deadpool, Cable e Deadpool, Civil War, che è la card numero 32. Questa volta hanno scelto di mettere la numerazione a 32 e qui dietro invece c'è C19, questo è il numero della card, questa a 32 non saprei, poi mi informerò. Vediamo invece le figurine messe un po' a caso, non capisco per quale motivo. Questo bordo credo che vada in base alla sezione di cui fanno parte, la sezione dell'album, perché ha un colore differente, come vedete, rosso in questo caso, rosso anche in questo, mentre è fucsia rosa, diciamo, in quest'altro. Questa figurina ha una sorta di olografia. Comunque, molto belli gli artwork, mi piacciono, mi piace, ripeto, che siano tratti dai fumetti di Deadpool. Mi era piaciuto molto l'album dedicato a Spider-Man e al multiverso, sempre di Panini. L'avevo apprezzato veramente tanto. Questa intanto è la card del secondo pacchetto. Hey look, it's my head. La carta numero 8. Mettiamo da parte anche questa. Le figurine non so perché sono disposte in questo modo strano, comunque anche qui varie illustrazioni, vari artwork che dovrebbero essere tratti dai fumetti. Guardate questa che bella, sembra un disegno fatto da un bimbo. Qui abbiamo una metà. Ovviamente sto vedendo i soliti difetti delle figurine Panini, purtroppo questi bordi tagliati un po' così, almeno per questi album diciamo di seconda fascia, se li vogliamo chiamare così. Come vedete il bordo qui è un po' più largo e qui un po' più stretto. Poi, soprattutto per queste che sono a metà, sarà un po' difficile far coincidere i bordi quando andremo ad attaccarle all'album. Cercherò di fare il più possibile per metterle nel miglior modo possibile, ragazzi. Ecco, ovviamente subito un doppione, l'abbiamo appena trovata. Ridisponiamo le figurine nel modo giusto. Ed ecco qui altre illustrazioni. Ci sono alcune un po' più belle, guardate questa anche di Cap con lo sfondo olografico, molto bello questo, un cable.
Ce ne sono alcune un po' più belline, altre forse lasciano un pochino a desiderare, ma comunque secondo me una volta finito quest'album sarà bello vederlo completo anche con le card. Peccato appunto che non abbiano dato un raccoglitore. La card, questa qui è la C40, molto carina anche questa. Questo bordo con questo bordo giallo e nero forse è un po' fastidioso, però dipende dai gusti. Un'altra illustrazione di quelle molto semplici, bellissima anche questa. Qui lo vediamo in compagnia di Spider-Man. E qui invece il mezzo volto di Wolverine. Manca l'ultimo pacchetto, ragazzi, per andare a concludere questa prima parte. Poi farò un altro video dedicato allo sbusto dei pacchetti dedicati a quest'album. La card, questa qui è la C37, fighissima. Ah, tra l'altro vedete ci sono scritti anche i nomi, molto bella, di King Deadpool. E poi le ultime figurine di questo video. Questi disegni particolari in questo modo mi fanno impazzire. Questa è un'altra metà, però stavolta i bordi sembrano azzeccati. E questa un'altra. Dai, in qualche card sono fatti molto bene i bordi, dai. Non ci lamentiamo troppo. Ok, ragazzi, quindi un resoconto. Le card sono 1, 2, 3 doppia, 4, 5 e più questa card in edizione limitata dell'Eco Blister. Questo è quello che troverete all'interno dell'Eco Blister, non sempre la stessa card, ovviamente, ma in quanto a numero di contenuti. Figurine invece ce ne sono 4 per pacchetto, quindi sono 20 figurine totali e quindi dai, per iniziare non è affatto male. In conclusione, ragazzi, a me questa raccolta piace molto fondamentalmente perché è ispirata al fumetto ed è su Deadpool. Avevo apprezzato tantissimo quella dedicata a Spider-Man, sono un grande amante anche di Spider-Man, ovviamente, e quindi credo che apprezzerò anche questa. Ha i soliti difetti dei Panini, quantomeno delle sue produzioni, chiamiamole di seconda fascia. Io per prima fascia intendo sempre la collezione calciatori, però penso che rispetto al prezzo sia parecchio valida. Alla fine un pacchetto costa 1 euro, abbiamo una card e 4 figurine, quindi diciamo che siamo sulla linea Panini, ci può stare. Non credo che andrò ad attaccare adesso le figurine perché ho parlato con un ragazzo che era a Lucca Comics and Games di Panini, ho chiesto appunto se sarebbe uscito l'album cartonato e mi ha detto, poi non so se sarà effettivamente così, che probabilmente uscirà sul sito, esclusiva sito. Quindi io che sono un collezionista di album, ma quelli cartonati, penso che aspetterò per attaccare le figurine. Ma nel frattempo voglio vedere ancora meglio com'è questa collezione. Per farlo, quindi sbusterò un box di ben 24 pacchetti, ragazzi, 24 o 36, ma mi sembra che siano 24 per Deadpool, e li apriremo insieme nel prossimo video. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e date un'occhiata al canale in generale perché c'è tanta roba, soprattutto a tema Marvel, Star Wars, DC, c'è un po' di tutto, action figures, hot toys, statue, c'è veramente tanta roba, quindi vi invito a dare un'occhiata al canale. Se vi piace, iscrivetevi. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento con Deadpool e anche ovviamente ai prossimi video del canale. Buona giornata e grazie a tutti. Ciao ragazzi, a presto.